Il tempo sta finendo. Madonna di Guadalupe, messaggio alla veggente Maria de Luz. La tecnologia invade la mente. Svegliatevi. Amati figli del mio cuore immacolato, ricevete la pace che emana dal mio cuore per ciascuno di voi, figli miei. Amati figli, quanto è diverso il momento di questa generazione da ciò che la volontà di Dio desidera per coloro che sono suoi. L'uomo è disceso e scenderà ancora di più. Una vita santa e giusta, come dettata dai comandamenti, è un ricordo del passato nella quotidianità dell'uomo. Rendere grazie a Dio per ogni dono ricevuto è anche cosa del passato e in questo momento motivo di vergogna per alcuni. L'umanità ha creato degli alieni, falsi dei, e poi si è dedicata ad accumulare ricchezze per tenere il cuore umano lontano dal Dio vero e vivente. La legge di mio figlio, fate questo in memoria di me, ha perso il suo valore. Lo stesso vale per la grandezza, benedizione e serietà con cui i miei figli eletti dovrebbero realizzare il sacrificio di mio figlio sulla mensa eucaristica, dove il corpo e il sangue di mio figlio, il grande miracolo dell'amore divino, sono fatti presenti per il cibo del suo popolo. In questo momento l'Eucaristia è guardata con disprezzo e accolta senza preparazione e senza consapevolezza. Nei tempi a venire, come faranno le creature umane che disprezzano l'Eucaristia? Amati figli del mio cuore immacolato, cadete senza fermarvi nell'abisso dell'abisso. Non credete che tutto ciò che lega mio figlio all'umanità sia stato pian piano eliminato, facendolo sembrare normale nel momento in cui vi muovete. Il male ha agito strategicamente per impedire al mio popolo di manifestarsi nel figlio contro ciò che lo separa dal suo Dio. Figli, avete bisogno di coraggio per rialzarvi dalla vostra caduta. Avete bisogno di umiltà e per continuare sulla strada di mio figlio. Quando ci sono differenze tra fratelli, ci vuole saggezza per trattare con gli stolti. Ci vuole fede per non scendere dalla barca quando è convulsa. Questo è il cammino dei discepoli di mio figlio. Dando la loro testimonianza e porgendo l'altra guancia, hanno fatto spazio a voi in questo momento. Il male si è sviluppato con grande intelligenza per costruire un luogo che domina l'umanità in questo momento. Domina sé, domina facendo sì che le creature umane abbandonino mio figlio e accettino Satana come loro Dio, soccombendo all'abuso dei demoni per ferire mio figlio e me, dove più fa male sterminare gli esseri umani nel disprezzo del dono della vita. Questa è la rappresaglia di Satana per la salvezza che mio figlio ha lasciato in eredità al suo popolo, donando se stesso sulla croce. Il male si è manifestato, i miei figli no, i miei figli sono caduti in letargo, non hanno accettato gli insegnamenti di mio figlio nella loro essenza per avvicinarsi a lui e fondersi nell'uno col divino. Amati figli, la diabolicità di Satana conquista continuamente anime da una società immutabile dedita alla tecnologia che ha invaso la mente dell'uomo con avventure false e irreali, veicoli di controllo mentale per indurre gli esseri umani a unirsi al cast di artisti loro mostrato. E così hanno raggiunto il loro obiettivo, creare questa generazione aggressiva e in gran parte contraria a mio figlio, assetata di vendetta e di morte, per la quale non cesseranno perché sono state addestrate anche nelle loro case, che sono diventate campi di addestramento alla violenza e alla morte. Le famiglie sono il bersaglio del diavolo e lui lì ha raggiunto disintegrazione, falsità, violenza. E tutto quanto sopra è stato introdotto in casa dai genitori stessi, utilizzando una tecnologia non controllata dai genitori che ha causato grande scompiglio nelle menti dei propri figli e di se stessi. L'uomo si muove in un ambiente ostile, ciò che è mondano vince con il bene, la verità, la misericordia, i valori, la vita, l'amore del prossimo e tanti altri aspetti. Amati figli,
I giovani si sono messi nelle mani del male per realizzare ciò che è stato instillato nella loro mente con l'aiuto di una tecnologia usata in modo improprio. Figli, l'uomo non costruisce senza scopo, e lo scopo della tecnologia, soprattutto quella dei minori, che oramai si è diffusa in tutte le fasce d'età, è stato quello di penetrare nella mente umana e sostituire il bene con il male fin dall'inizio. Mio figlio mi ha mandato continuamente al suo popolo in varie rivelazioni con i suoi strumenti e nelle mie rivelazioni le mie grida non sono state ascoltate. Le grida in cui mettevo in guardia contro tutto ciò che ho menzionato e anche di più. Gli strumenti di mio figlio sono messi a tacere e attaccati dai loro stessi fratelli per farli tacere. Figli del mio cuore materno, non metterete a tacere la voce di mio figlio o la mia voce in questo momento, perché la lotta è contro Satana, che ha posseduto creature umane per invadere l'umanità e piegarla attraverso il terrore. Amati figli, le persone senza coscienza si sviluppano nella malvagità che Satana stesso nutre costantemente per preparare il dominio dell'Anticristo sulla terra. Niente è innocuo, ragazzi, svegliatevi. Coloro che uccidono i loro vicini non sono gli unici che lasciano che il male li prenda e li domini. Anche alcuni vostri fratelli hanno la mente intrisa del male che viene dai mass media che invadono la terra per penetrare e distrarre i miei figli dalla verità, dalla morale e da ogni relazione spirituale con mio figlio. Salvate le vostre anime, bambini, mostratevi a mio figlio e chiedete la sua misericordia per non essere condannati. Convertitevi prima che scenda la notte. Amati figli, resistete al male, non abbandonate l'Eucaristia e pregate perché essa vi dia la forza per esaudire la mia richiesta di evangelizzare i vostri fratelli. Recitate il Santo Rosario, imparate i movimenti malvagi e avvertite i vostri fratelli. Figli, il male ha condannato a morte l'umanità in collaborazione con i grandi poteri che inquinano il cibo e i miei figli stanno soffrendo inconsapevolmente a causa di ciò. Figli, vi amo e vi avverto, non perché mi temiate, ma perché la madre avverte coloro che sono suoi e non li abbandona lungo la strada. Io sono con voi, non temete i miei avvertimenti, temete la perdita della vita eterna. Vi benedico, figli, rimango con i miei figli. Legioni, fedeli al popolo di mio figlio, vegliano su di voi. Vi amo, Madre Maria.